post, nuovo video, è il video dei prodotti finiti, casa e mangia e lecci. Inizio perché sono una marea, al solito, li proviamo così come capita. Il Lisoform protezione natura, questo ha la freschezza di agrumi, ottimo, mi piace tantissimo, davvero davvero bello. Poi lo sapete che lo uso sia per spolverare che per lavare in terra, ma ottimo, proprio mi piace tanto il Lisoform. Poi Vim Clorex, questo per il WC, che è anche il beccuccio, mi piace tanto, questo è Mountain. Io lo utilizzo una o due volte a settimana, anche se metto il fresh disc o attacco il dischetto al WC, salto il pezzettino del fresh disc e lo faccio per tutto il giro e mi trovo molto molto bene. Poi il Dash Actilift o Actilift mi piace tantissimo perché lascia la roba profumata e morbida anche senza, perché sapete che io non uso praticamente quasi mai l'ammorbidente, la lascia profumatissima e morbida anche senza l'utilizzo dell'ammorbidente. Poi ho finito, dopo un triliardo di anni, il Glad Mughetto di Bosco, lo spray, il deodorante spray per ambienti, che nonostante sia molto delicato mi è piaciuto perché non è fastidioso o nauseabondo, molto molto bello. Poi abbiamo finito le olive nere, queste dell'Eurospin, snocciolate, le nocciolate, che mangio anche da sole perché sono buonissime, però io adoro le olive nere sulla pizza, secondo me quelle verdi le mangio naturalmente da sole, però le olive verdi sulla pizza non vanno bene perché la rendono amarognola, invece queste nere sono strepitose, buonissime, pure per fare l'insalatone, la pasta fredda, buone. Poi il mais bonduelle, che non sia mai che mio marito prende qualche altro mais sacrilegio, però è davvero buono. Poi abbiamo finito. Allora, la pizza ristorante, questa al pesto sfizioso, molto molto buona. C'è l'aglio. Infatti Sofì quando l'ha assaggiata ha detto mamma pizzica perché c'era l'aglio, però è molto buona. Bisogna farla cuocere magari un minutino in meno, due minutini in meno, perché altrimenti se cuoce troppo diventa un pochettino dura, ma buona, nonostante sia molto fine è buona. Poi super tranci, mamma mia quanto mi piacciono questi super tranci, tremolini, ottimi, veramente buonissimi. Poi sono una figata da tenere in freezer per emergenza, tipo noi abbiamo qualche pizza oppure qualche verdura surgelata, perché a volte torni tardi oppure sei stanco, semplicemente non hai voglia perché può capitare, siamo umani, e allora c'è qualcosa di scorta per emergenza così, e sono molto molto buoni. Poi fammi vedere cosa posso prendere, le mozzarelle sardellizia, buonissime. Altro da tenere di scorta, diciamo, sono le baguette, queste che abbiamo prese alle Lady, molto molto buone, si cuociono in forno, buonissime davvero, rimangono morbidose e croccanti, come facciamo, morbidoso ma croccante. Poi la rucola, questa della Selex, molto buona. Poi le lenticchie, cioè, no, dovevo farlo da un sacco sto video ma era un periodo che non riuscivo a farli. Poi le lenticchie giganti, queste dell'Eurospin, buonissime, davvero le lenticchie, lo sapete. Poi patatine, queste fiocco d'oro pandal, non mi ricordo però dove le abbiamo prese, sono molto buone, ogni tanto ci stanno un po' di schifezzine. Ah, sono della Mica Chips, molto molto buone. Poi tremolini, le penne rigate integrali, buonissime, adoro la pasta integrale, da quando l'ho assaggiata mi piace veramente moltissimo. Poi questi due formaggi morbidi, allora però non mi ricordo rispettivamente dove li ho presi, vi devo dire la verità, ma sono entrambi buonissimi, sono questo Land latticino fresco light e poi questo Alpina formaggio fresco classico, e sono buonissimi entrambi, tipo per fare la piadina oppure per fare un risotto, anziché usare la panna sulla pasta io utilizzo questo, veramente veramente buonissimi, mi sono trovata bene, è tipo un Philadelphia però costa un po' di meno. Poi abbiamo finito la carta igienica Green Soft, questa qua dell'Eurospin, se non ricordo male, sì, perché la compriamo sempre, mi piace tantissimo mi piace tantissimo questa carta igienica, è delicata, morbida, fantastica. Poi abbiamo finito i tovaglioli, questi qua fatto ma del tempo, questi qua ve ne ho lasciato uno per farvelo vedere,
Sì, sono carucci, niente di che, però sono molto molto più belli questi qua, i tenerella presi alla Città Mercato. Questi tenerella, infatti li abbiamo anche già ripresi per il compleanno di Sotti. Questo è marrone, bellissimo, perché l'anno scorso avevamo fatto il compleanno di Sofì con i piattini fazzoletti, marrone e giallo, bellissimo, quindi abbiamo finito anche questi. E poi sono molto molto belli anche questi mia casa, questo è la fucsia. Molto molto belli anche questi, sì. Poi abbiamo finito i biscotti dolciando, questi integrali, buoni. Poi svelto, sgrassatore pavimenti al limone, mi piace da impazzire, questo mi piace troppissimo perché proprio sgrassa, lascia pulito e profumato, molto molto bello, potente, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Poi Robby ha finito di nuovo le marmellatine, queste della Hero, attacco Linda Blair. Poi il tonno naturale, questo Athena, il tonno naturale e anche questo all'olio. Io lo mangio tranquillamente al naturale, mi piace moltissimo perché io uso pochissimo olio e pochissimo sale, degli Eurospin buoni. Poi questa è il pomodoro più buono che abbiamo assaggiato sulla pizza fatta in casa, strepitoso, ed è la polpa d'oro finissima della Casar. Sono 3 barattoli da 400, è assolutamente buonissima. Oh, è buonissima anche per fare il sugo, per fare il ragù, buonissima, però sulla pizza è qualcosa di fantastico perché dà proprio un sapore buono buono buono. Questo ve l'ho fatto vedere. Poi abbiamo finito le barrette dolciando, queste a nocciole e cioccolato, queste sono molto buone, le usa Robby per andare in bici. Poi il Kinder cioccolato, buoni, vabbè, strepitoso, piace un casino anche a Sofì. Poi abbiamo finito le mozzarelle arborea, buone buone, la farina tremolini per dolci, che con questa mi ci trovo molto bene. E poi ho trovato, vabbè, ce n'è anche qualcun altro forse, perché ne ho messi due, credo, uno o due. Vabbè, abbiamo provato i wuster fileni, questi bio di pollo. E vi devo dire la verità, hanno un sapore molto molto più delicato e gustoso, mi sono piaciuti tantissimo, costano un po' di più degli altri naturalmente, però come tutte le cose mie, vabbè, ma ci sono piaciuti molto 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 buoni, anche li senti un po' più leggeri. Poi le patate iodine, queste sono buonissime, queste patate sono davvero buone buone buone. Yogurt Land, questi dovrebbero essere dell'Eurospin, che sono buoni, anche se Sofì ho notato che preferisce comunque quelli dell'LD, gli piacciono un casino questi dell'Eurospin, sì, li mangia, ma gli altri proprio li divora molto più volentieri, qua ne lascia a metà, non lo so perché, ma comunque sono, soprattutto a me piace un casino quello al limone e quello, allora sono tutti buoni, la verità, io mi sveno per il limone, comunque troppo buoni. Poi insalata per riso senza olio della Ponti, questo qua, tre barattolini anzi, sono piccolini, molto molto buono, è anche più leggero perché è senza olio, appunto, buonissimo, mi è piaciuto molto anche questo. Poi abbiamo finito i capperi, questi Jolie, ma je ne regale, ah sì sì, all'LD, buoni capperi, buoni 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 buoni, lo sapete, sulla pizza, figata è fare la pizza, quando non ti vuoi stressare a preparare chissà che cosa, fai la pizza buonissima con i capperi e le olive nere, oppure se ci vuoi mettere anche i wuster, è qualcosa di veramente gustosissimo, davvero davvero buono. Poi abbiamo finito carote, queste in busta, che sono buonissime, perché mi è capitato quasi sempre, quando le ho prese sfuse, che fossero, che avessero un sapore non buono. Invece compro sempre queste in busta, allora le prendo sempre al supermercato al pan, oppure anche a Città Mercato sono buone. Queste però in busta sono le più buone che ho assaggiato, perché sono proprio carote, buone buone buone, e dovrebbero essere di arborea, sì, buone buone buone. Poi abbiamo finito i... questo che cos'è? Ah sì, la base mille foglie, ho fatto la torta buona buona, che è questa, molto croccosa e friabile, buonissima. Poi ho finito le teglie in alluminio,
che poi finito io ci metto la carta da forno sopra, quindi le riutilizzo un sacco di volte, vi devo dire la verità, però volevo buttare questo. E sono queste, non mi ricordo dove le abbiamo prese, pardon. Comunque mi sono trovata bene perché sono rigide, non sono di quelle che appena le prendi si afflosciano oppure si piegano, sono belle rigide, quindi mi ci sono trovata bene. I wafer al cacao buoni, questi sono molto molto buoni, anche se io preferisco quelli alla nocciola, comunque di wafer. Non mi piacciono quelli della vaniglia perché io non sono amante della vaniglia. Poi i tremolini American sandwich, buono, pane molto buono. Poi ne ho consumato un sacco di pane, questo venuto così. Questi cos'erano? Paninetti al latte, non le francesine, buonissime le francesine. Poi ho finito gli spaghettini tremolini, questi qua, buoni, che avrei risparmio super da 1,5 kg, buonissimi gli spaghetti, anche se li usiamo poco perché siamo fissati con le mezze penne, so sta fissa, ma siamo proprio fissati con le mezze penne. Poi questo ce n'è uno perché non li abbiamo ancora finiti, però ve li faccio vedere, sono i wafer alla nocciola del Despar. Niente di particolare, devo essere sincera, non credo che li ricomprerò perché non mi sono piaciuti molto. Poi yogurt arborea, questo alla fragola, buono, è piaciuto anche a Sofì questo, se non ricordo male, perché ce l'avevano regalato. Anzi, bugia, è rimasto in frigo, era di un'amica per il bambino, è rimasto nel nostro frighetto al mare, allora ce l'abbiamo tenuto, però è buono. Allora, dove metto? Perché c'è un po' di... Poi, piadina, questo Roberto, la gran piadina, molto buona, non si spacca, ci è piaciuta molto anche questa, bella, morbida, però non si distruggeva. Aspetta, faccio un po' d'ordine. Gli Orosaiva, che ci piacciono molto, io li mangio spesso a colazione perché sono leggeri. Poi il caffè classico, questo dell'Eurospin. Lo compriamo tranquillamente perché noi il caffè lo prendiamo solo nel caffè latte, quindi non è che ci serve chissà quale super caffè. Devo dire però anche fatto con la macchinetta, con la moccona, è buono, è molto buono. Poi altre lenticchiette, queste giganti. Poi i Tuck Original, che buoni, i Tuck piacciono un casino, piacciono anche a Sofì, che se Sofì ne mangiamo poche di queste cose ogni tanto, però ci sta. Poi il pane all'olio, buonissimo anche questo. Il pesto senza aglio, questo è dell'Eurospin ed è uno dei pesti più buoni che ho assaggiato, è davvero davvero buono, mi piace molto. Poi pomodorini, questi sono i ciliegini sardi, vaschetta, li mettono molto spesso in promo in queste vaschette da mezzo chilo. Poi le birbe, i bocconcini di pollo con speck ed emmental, che bisogna stare attenti a non far cuocere troppo perché basta un minutino in più, infatti mi hanno fregato, un minutino in più e si asciugano, sempre buone però asciutte, quindi bisogna stare un pochettino attente, ma buone. Le avevo prese allo Shan della Amadori. Poi crema dolciando alla nocciola, buona, certo non siamo abbastanza lontani dalla Nutella, però buona, un valido sostituto economico, diciamo, dai. Poi mix tostato e salato LD, buonissimo, c'erano gli anacardi, nocciole, mandorle, arachidi, molto molto buono. L'ho utilizzato perché non abbiamo trovato gli anacardi e Roby me l'ha preso e l'ho utilizzato per fare il pollo con gli anacardi. Poi vi lascio il link della ricetta da qualche parte. È venuto comunque buonissimo, quindi buono a sapersi, esce bene anche col mix, buonissimissimo. Poi le Mentos Cool, queste qua, le sugar free chewing gum alla fragola, queste, che buone, molto molto buone, però finisce così subito il sapore, diventano un po' dure, però molto gustose. Lo zucchero fino, che però questo mi dimentico sempre dove lo prendiamo. Abbiamo terminato i grissini friabili tremolini, molto molto buoni, delle rostine molto molto buoni. Un'altra confezioncina di Kinder, che buoni che sono i Kinder, sono troppo buoni. Poi la pasta tremolini mezze penne rigate, le nostre preferite,
ho messo un po' d'olio, cioè, un calzino, anche un paio di cose doppie, quindi le ho eliminate così non viene, e ve le faccio vedere due volte. Allora, poi la Nutella The Original. Mamma, io veramente è troppo buona la Nutella. Che mondo sarebbe senza Nutella? L'hanno proprio azzeccato il detto. È troppo troppo buona. Sulle crepe, sui pancake, da sola col cucchiaio, mangiata così, è strepitosa veramente. Poi Kinder Maxi, troppo troppo buoni. Gli stuzzicadenti dell'Oro Spin, che non sono malaccio, perché a volte è a capi quelli che si spellano. Cioè, non è che sono stati al mare a prendere il sole e si sono ustionati. Che cavolo si spella un stuzzicadenti? Comunque, questi sono bellini perché non si spellano. Almeno tutti quelli che per ora ho utilizzato non si, perché non sono finiti. Li ho solo travasati nel contenitore in plastica rigida. E tutti quelli che ho utilizzato finora non si sono spellati, quindi per il momento promossi. E non capisco come cavolo facciano a spellarsi i stuzzicadenti. Poi le sardine mi piacciono molto dell'Eurospin, troppo buone. Poi questa è la pasta sfoglia dei tre mulini. Io dovrò usare la pasta sfoglia per cucinare, ci faccio un casino di cose, è utilissima davvero in casa, davvero davvero buona, buona buona buona. Poi hanno anche un prezzo ottimo. Pinimpero, lo zucchero di canna, buono lo zucchero di canna, buonissimo. Poi, ah, questo è doppio, mi è sfuggita, maledetta. Poi, i bastoncini di surimi, questi marino stru, buoni, mi sono piaciuti un casino. Poi, per fare primi, insalate, buoni, buoni, buoni. Anche questi utilissimi da avere di scorta in freezer. Cioè, sono veramente dei salva occasione. Poi, questi sono i crust di stru, tipo farbacco. I croissant all'albicocca dolciando, questi li mangio a Roby, io non vado a parlare, cioè li mangio anch'io, soprattutto quando mi... durante il ciclo che ti viene quella fame compulsiva, ossessiva e mangi tutto quello che si trova in casa, li mangio, però non mi fanno impazzire, diciamo che non è uno di quei dolci che mi fa piacere mangiare. Lo mangio se mi viene l'attacco di fame, così, però non è fra i miei preferiti. Poi i novellini dolciando, anche questi mi sono piaciuti molto, molto molto buoni. Poi anche questi cacao e panna, sempre dolciando, buonissimi. Anche se io di solito a colazione mangio quelli leggeri, quelli secchi, tipo Petit, gli Orossaimo, oppure quelli integrali, questi li mangio ogni tanto. Aiuto, aiuto. Poi barrette cereali, mandorle, mirtilli rossi, anche questi buoni. Però io continuo a preferire questo qua, devo dirvi la verità, continuo a preferire questi multigrain, sempre dell'Eurospin, ma mi piacciono di più. A me sono piaciuti di più. Poi anche questo ho preso all'Eurospin, l'ho provato e mi è piaciuto molto, il salmone, il filetto di salmone al naturale, molto molto buono. L'ho utilizzato per fare la pasta, quindi l'ho sfaldato, buonissimo, molto molto buono. Poi anche questi multigrain, però questi sono al cioccolato al latte, invece questi erano al cioccolato fondente, forse non l'ho detto, buonissimi entrambi davvero. Poi questi sono il Real Forno Petit biscotti secchi, dovrebbero essere di Lidl. Sì, e questi devo dirvi la verità, non mi sono piaciuti molto, sono strani, non mi sono piaciuti, ne preferisco altri. Poi i wafer alla nocciola, buonissimi, questi buoni, alla nocciola sono i miei preferiti. No, questi li ho presi perché dovevo fare lo spuntino di metà mattina. Ho detto dai, li prendiamo, li mangio. Mi sono svenata per questi. Sono, guardate un po', bio. Proprio c'è la anche la c'è la scritta. E sono i bio, vabbè, non lo saprò mai pronunciare. Comunque sono le gallette ricoperte di cioccolato. Oh, che bontà! C'è una goduria! Una goduria da Lidl, buonissimi, buonissimi. Sono, mi pare, 6. Troppo, troppo buoni. Ne mangi due a merenda. Ah,
giusto. Ti durano tre giorni. Bisogna tenerli in frigo perché si squagliano. Ma buoni, mi sono piaciuti da impazzire. Sto proprio una scoperta buonissima. Ne ho assaggiati anche altri, però questi sono troppo troppo buoni. Poi ho finito il deodorante Dexal, sia per lavastoviglie, il deodorante Dexal per lavastoviglie, vedete questo qua, e il cura lavastoviglie sempre della Dexal, prese all'Eurospin, che mi piacciono tantissimo. Forse lo dico tutte le volte. Un vandalo. Lo dico tutte le volte, però sono davvero strepitosi. E si sente tantissimo la differenza se li utilizzi o non li utilizzi, perché io mi accorgo quando, quando finisce. Che cioè, si sente quando non faccio, magari mi dimentico una settimana in ritardo, faccio una settimana in ritardo, c'è la differenza. Invece facendolo una volta, perché io cerco di farlo una volta al mese, lo faccio più o meno una volta al mese, il lavaggio con questo, la lavastoviglie è bella pulita e profumata, bello bello bello. Poi questi frullini dolciando, buoni anche questi, molto molto buoni. Il tonno all'olio vegetale, questo però era da 4 scatolettine, troppo oleosi, però preferisco quello al naturale. Questa era doppia, che piffero si fa qua. Poi questi buonissimi, li avevo presi all'Auchan e sono degli yogurt, ma buoni, e sono un chilo di yogurt, sono 8 vasetti, molto molto buoni. È stata una bella scoperta anche questa. Poi abbiamo finito i biscottini Mio. Questi qua sono per Sofì. Buoni. E questi sono praticamente gli unici tra tutti quelli provati, Melin, Plasmon, forse anche altri. Sofì riesce a mangiarli da soli, riesce a mangiare da soli soltanto questi. Certo, li mettiamo anche nel bimbo con latte, però questi qua riesce a mangiarli anche da soli. Sono veramente buoni, eh. Abbiamo finito i Toujours, i pannolini, questi qua, che sono strepitosi, davvero fantastici, niente da invidiare ai Pampers, a quelli che costano molto, anzi, forse sono anche migliori di alcuni che sono costosi, davvero fantastici. Ne abbiamo anche ricomprati, perché comunque la notte Sofì, anche se gliel'abbiamo tolto il panno, la notte lo tiene ancora piano piano. Poi abbiamo finito, mi sa che mancano due cose, yeah. Allora abbiamo finito i multifioc friskies per Lilo e Stitch. Questi, se vi dico quanto sono durati, non ci credete. Allora, li abbiamo comprati quando siamo rientrati dal viaggio di nozze, quindi a fine novembre del 2013, e ci sono finiti da poco, quindi ci sono durati un anno e mezzo. Cioè, pazzesco. E li prendiamo per Lilo e Stitch, appunto. E poi abbiamo finito questa prescription diet della Iris, sono le crocchette per Sofì, perché Sofì ha avuto la cistite pulmonina e quindi deve mangiare queste crocchette specifiche per il tratto, per il sistema, le urinari, praticamente deve usare le urinari. Sono queste qua che prendiamo in Germania, forse così si vede meglio, queste qui che prendiamo in Germania, e le piacciono anche tanto. Mia, tutto buio! E ho finito! E quindi questi erano i prodottini Casa e Mangerecci che ho finito in questo periodo. Fatemi sapere se ne avete provato anche voi, se siete curiosi di provare qualcosa, e lasciatemi un commentino ed un like, che mi fa sempre tanto tanto piacere, ed iscrivetevi per vedere i miei prossimi video. Vi mando tanti baciottissimi e al prossimo. Ciao!